Allora, il mio amico ha trovato due Run Mei, tipo attaccate, a distanza di 10. La seconda Run Mei a PT0. Oggi ha fatto questa multi qua. Tornate a dire che sono io quella che ha culo. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Allora, ci diamo una bella mossa, trick e ballacche, due multi, sette Aventurin, così te ne puoi andare al lavoro. Forza Aventurin! Boom! Mi potevi dare subito il 5 stelle alla prima multi, eh? Void non ci interessa, Shattered Dome non ci interessa, Pioneering non ci interessa, Collapsing Sky non ci interessa, Ember non ci interessa, Void non ci interessa. Lucone, invece, ci piace un sacco, anche quando non è nudo. Ok, prima multi, Lucone. Venga, Venturino, sono curiosa, Yuki, dove lo metteresti, Aventurin? Il mio team con Ratio e Topaz. Ah, beh. Tipo la miglior posizione. Poi chiarisco per tutti, ragazzi. Aventurin è giocabile. Amore. Perché la pescia? Vabbè. Aventurin è giocabile in tutti i team. Voi dovete considerarlo tendenzialmente come un Jepard. È uno scudo. Il team follow-up è più consigliato per lui perché in quel team in particolare lui spamma il suo follow-up e quindi riesce a refreshare gli scudi e a picchiare anche di più, tutto qua. Ma voi Aventurin lo potete giocare dove volete. E la sua lightcon non è fondamentale perché voi potete tranquillamente buildarlo con una lightcon difensiva e affidarvi solo alle sue capacità difensive, che sono le principali del suo kit. Se volete considerare Aventurin come un personaggio da danno, Lucone! Ce l'ho attaccata alle mani, Eccolo. Luca. Dicevo, se volete considerare Aventurin come un personaggio da danno, non aspettatevi che lui faccia i danni di una Acheron. Non aspettatevi i danni di Jingliu. Se volete un attaccante di punta, non pullate Aventurin. Pullate piuttosto Jingliu. 5 cellulari nella tuta gold. It's all for nothing! Adesso non può non uscire. No! Raga, esce, è lui! Raga, esce, è lui, sicuro! Ma sicuro! Sicuro, è lui! Dimmi che è lui, gioco! No! Questa è colpa di Tesket, eh? Siete tutti testimoni che è colpa di Tesket! Allora, innanzitutto, Tesket, le carte di Pokémon che ti devo mandare, me le tengo io. Un altro 4 stelle. Manco gli occhi per piangere! 70! Dio! Bella. Allora, adesso si va di singole. 71. Poi dovrò trovarti l'arma con una multi. 72. What? 73. Sempre lei. Wow! Back to back. Questa mi serviva, questa non ce l'ho. Questa è Oh, gigante, finalmente. gigante. Oh. Eccolo. Comunque, ragazzi, effettivamente sto iniziando a credere anche io alla teoria che il soft PT su Star Rail sia 75. Perché mi capita troppo spesso di trovare 5 stelle a 75. Bastardo Aventurin. infame, cazzo. Bastardo infame per te solo le lame. Ma quando hai finito col gesso, no? Usalo per picchiare. Cioè, tirali il gesso addosso. No, è violenza. No, Aspetta, scusate. lo tiro. Vediamo un po' qui come sei messa, come Pitui. Sono alta, perché avevo cercato di prendere quella di Sparkle. Molto bene. 55? 60? 65? 69! Sono molto. 69! No, allora, raga, esce per forza. Dacci lo scudo! È lei, signori. E lei, signori. Dai, 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 dai. Aventurin. Scudo, scudo, scudo. Aventurin. Occhiali da sole al chiuso. 70! No! Ma a saperlo. Vabbè, allora, le armi a 4 stelle di questo banner, ragazzi, sono palta. A parte quella di Aventurin, ma tanto non ci serve perché abbiamo la sua, cioè. Wow. E cioè, praticamente sei a PT9. Beh, almeno il bottino l'abbiamo portato a casa.
C'è Aventurin che si sta tutta sprofumando. Recap di tutto quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato un meraviglioso avventurino con tanto di arma. E poi ci siamo portati a casa anche un'altra Bronia. Adesso c'è la Yuki che ha qualche problema di connessione. Vediamo se riusciamo a recuperarlo almeno per i saluti. Bronia e tre. Attenzione, questa potrebbe essere la mia fine Bronia oggi. Potrebbe essere la mia fine oggi, sappiatelo. Pronto? Buon pomeriggio! Siamo a 11, come ci muoviamo? Multi. Ok, 21. E via. Aventurin, ti prego, comportati meglio. Che già Acheron ci ha fatto soffrire l'altra volta. Mi piacerebbe... Mi piacerebbe tirarmi un po' su con un bel sampone. Ok, ci sta, devo ancora fare la S5 con una bella servalona. La light con del sampone serve anche a me, ragazzi. Mi manca un pezzo. Oggi ho trovato il pezzo di testa per Black Swan, per fare anche Black Swan 4 per Prison. Mi manca solo il body. Ma una multi piena di 4 stelle. Beh, un bell'uomo nudo, però. Un bell'uomo nudo. Questa. Lo accettiamo veramente con gran piacere. Bravo, uomo nudo. Io comunque c'ho Luca attaccata alle mani in tutte le forme. Voglio vedere lo scudo. Voglio vedere biondità. Voglio vedere tamarranza. Voglio vedere. Aventurin. Please, gioco. Ed eccolo. Dai, Aventurin. Imeco, Gepard, gufi maledetti. Mocassini, mocassini. Dai, Geppo. No, ma no, non dai, Geppo. No, no, lapsus. Dai, Aventurin. Dai, dai, scudo, scudo. Sì! Sì! Il lapsus più pericoloso della storia. Let's go. Dai, una gioia, te l'ho regalata. Siamo a due. Qui le armi a 4 stelle ti servono? No. Che bello questo banner. Che c'è quest'arma che io amo. Bella quest'arma, ragazzi. Veramente forte. Veramente una chicca di arma. Guardate, la equipaggiate a qualsiasi erudition. Andate nel Pure Fiction. Fate 60.000 punti schioccando le dita proprio. No, la cosa grave è che non ho sbagliato a contare. Signor Banner, è uscita in ritardissimo. Fammi vedere lo scudo, facci portare a casa la light con di Aventurin e ciao a tutti, per favore. Per favore. Grazie. Molto gentile. Molto gentile. E non t'azzardare mai più a fare dei piti così alti. Banner Army. Eccolo! E beh, eccolo, io già ottimista. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Faccelo vedere. Facci vedere lo scudo. Facci vedere i mocassini. E let's go. Edo, che dire? Io spero di averti blessato l'account da oggi a per sempre. E ti auguro buona fortuna con il tuo avventurino. Facci sapere come gira, quanto picchia, come la va. Grazie a te. Buona fortuna con le pull. Si parte, ragazzi. Siamo nel posto speciale, siamo carichi. È da un sacco che non pullo. In particolare è da Black Swan che non pullo un nuovo personaggio. E Black Swan non era nemmeno prevista. Personaggio a 5 stelle, ovviamente. Anche se da Black Swan ho preso anche Misha. Quindi sì, effettivamente va bene qualsiasi personaggio. E niente, l'obiettivo di oggi è Aventurin, che mi porterò a casa al 100%. Se dovessi vincere il 50-50... Io un tentativo anche nel banner army lo faccio. È un banner army osceno, osceno per me, però la sua arma è molto interessante. Avrei la build perfetta per la sua arma. Siamo a PT 58 nel banner personaggio, quindi abbiamo un bel PT alto. Se vinciamo sto 50-50, un tentativo si può fare. Purtroppo mi devo limitare perché è in arrivo Robin e quindi è per me necessario. Grazie mille Nerone per la sub. Stare attenta con le risorse. Se perdo il 50-50 e Aventurin mi esce al soft pity, non riuscirò ad andare nel banner army. Al massimo vi faccio una multi. Personaggi a 5 stelle del base che vorrei. Imeco e Clara, ragazzi, le accetto volentieri. È arrivato il momento in cui mi posso permettere di tirare su nuovi personaggi, perché ho tirato su quelli che volevo. E Imeco e Clara sono sicuramente i due pezzi più interessanti dal punto di vista offensivo.
Bronia va bene, la farei e 3. Mi sta bene anche i due, Bronia. Gepard anche no, perché sto pullando per Aventurin e quindi non lo tirerei mai su. Bailu non la giocherei. Yanqing già ce l'ho. Guardate, piuttosto di Bailu forse è meglio Yanqing a sto punto, perché almeno magari un giorno lo userò, non lo so. Velt va sempre bene, perché Velt mi piace, mi sta simpatico, lo gioco, Velt va sempre bene. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59 ragazzi. Facciamo una multi e andiamo a 69. Aventurin, guarda, vinciamo sto 50-50 e io sto. 69 ragazzi. 4 stelle, l'ideale sarebbe Misha in assoluto, se no Yukong. Anche Zhuei, Misha, Yukong e Zhuei, priorità assolute. Pioneering, che strano, è una strana sensazione tornare a evocare ragazzi. Sagacity, Machine Cogs, Defense, Mediation, Machine Cogs, Pesky, Under the Blue Sky, che non so se ho già finito. Oggi non si può fare. Lo facciamo da Robin tiro tutto. 75, fammi vedere lo scudo, fammi vedere Aventurin, dai gioco. Dai gioco, 75. No Zaftron, a quanto pare, ed è una teoria che sta diventando abbastanza diffusa, il PT parte da 74. Ed effettivamente a me è capitato abbastanza spesso di trovare dei personaggi anche a 74-75. 76. Che tensione. 76 ragazzi, buon soft PT. Buono, non sono andata a 80, roba del genere. Fammi vedere lo scudo, fammi vedere il biondo e si vola. Vai Star Rail, vai Star Rail, vai Star Rail. No, meglio lui di Bailu sicuramente. Però che due scatole Yanqing. E niente, adesso ragazzi bisogna trovare Aventurin prima del soft pity. Qui purtroppo pago il banner orribile. Spero che Robin abbia un banner migliore. Speriamo. Dammi tanti 4 stelle a rotta di collo proprio, please. Luca è 6. Bene, vuol dire che le prossime copie di Luca mi daranno risorse. Bene, molto bene, perché anche lei ce l'ho è 6. Molto bene il doppio 4 stelle. Ah no 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 no, non hai capito Neku, Aventurin io lo prendo garantito, è l'arma che al massimo salta, ma Aventurin lo prendo, ho calcolato le risorse esattamente per prenderlo garantito. Il problema è che se mi esce a soft non posso fare PT nel banner army, a meno di pioggia di 4 stelle, ma Aventurin lo prendo. Sono mesi che farmo per lui, Lynx e 4? E 4 credo? Ci sta, ci sta. Andiamo a 30. Dai Aventurin. Esci prima. Please Aventurin. Lo so che ti chiedo tanto. Io ragazzi non sono mai andata a fare doppio soft pity in un anno di Star Rail. Ho sempre trovato il 5 stelle prima. Prima o poi dovrà capitare. È una questione di percentuale. Infatti l'ho già messo in conto. Dammi tanti 4 stelle. Zoom papà. No, questa fa schifo. Questa fa schifo. Questa fa veramente schifo. Dammi PG. Dammi PG. 40. Ai. La vedo dura per l'arma. Non è detto che non la evocherò più avanti, però il fatto è che devo calcolare quante risorse ci sono in questa patch. Void. Machine Cogs, Sky, mamma mia, ma poi che brutte multi. Bella, Servale 4, fammela andare ai 6 velocemente, così poi mi dà risorse in più. Brutte multi, ragazzi, questa può essere la prima volta in assoluto in cui Star Rail mi scamma. 50. Bravo, Aventurin!
Non oggi, non oggi, non è oggi il giorno in cui vengo scammata. Non è oggi il giorno in cui vengo scammata. Non è oggi il giorno in cui vengo scammata. Bravo Venturin. Bravissimo, bravissimo. Allora, noi stavamo andando a 40 o a 50, aspettate. Credo a 50, no? Quindi è tra 40 e 50. Abbiamo risparmiato 3 multi. Posso fare un tentativo per l'arma, ragazzi. Sì, siamo a 40, quindi 41. 42! Bravo, Venturin! Bravo, bravo! Così ti voglio! Bravissimo! È uscito a 42, quindi siamo a 8. Questa fa un po' cacare, potresti iniziare a darmi delle light con decenti, ma non mi arrabbio. Let's go, Venturin! L'avevo detto, ragazzi, se fosse uscito prima del soft, tutte le multi risparmiate avrei potuto tirarle nel banner army. Il mio budget era di 90 evocazioni. Posso fare il pity nel banner army. Poi se magari l'arma esce anche prima, vediamo. E ragazzi, se perdo la light con The Aventurin va bene uguale, perché ho garantita quella di Robin. E quella di Robin la voglio. Sono a 5x4, 20. Sono a 21, ragazzi. 31. Giulia Banner Army, sono la regina del Banner Army, sono la paladina, non sbaglio un colpo, è sempre presto presto, io i soppiti non so che cosa sia, let's go, let's go, let's go, let's go, io i soppiti non so che cosa sia. Allora, stiamo molto calmi, mamma mia, in fondo, che schifo, Erta! No, cioè sì, va bene! Ho un'arma The Hunt, finalmente! Oh, oggi è la giornata dei Yanqing! Raga, ho una nuova arma The Hunt! Con sopra Jing Yuan, tra l'altro. Io non mi ero mai accorta che ci fosse Jing Yuan, perché quest'arma mi serviva. Tra l'altro, adesso posso giocare Yanqing con la sua arma. Mi è uscita a 31. 31 di piti. Sto. Tiriamolo su. Ah, no, aspettate. Prima di tirarlo su, devo finire il bottino. Giusto, giusto. Serval. Ne manca ancora una. Lynx. A livello di 4 stelle non è andata benissimo, eh. Ne mancano due. Ho trovato uno di ognuno. Luca è finito. Ok. Bello! Luchino nudino. Bello, bello, bello. E poi basta, perché abbiamo trovato delle gran armi. Fatemi controllare quella destruction. Sì, ce l'avevo già a 5, quindi è inutile. Dovrei aver finito questa qua. Sì, è arrivata a 5. E quella della talpa l'avevo già finita. Ma raga, ma io mi sono dimenticata di un altro bottino. Proprio non l'ho considerato. Scusami, Yanqing. È che ti ho provato e mi fai talmente cacare. Vabbè, dai, ho l'occasione per darti un'altra possibilità. Sbloccando la E1. Quando attacchi un nemico congelato fai danni in più. Beh, meglio di un calcio nel sedere, Yanqing. Ecco, l'AE2 è molto forte, perché sto bimbo ha dei grossi problemi di energy regeneration, ma grossi. Quindi dai, diciamo che è un passo in più verso l'AE2. Diciamo che ti voglio bene perché sei l'allievo di Jing Yuan, carissimo. E è vero, poi c'è anche la sua Lightcon, gliela diamo? Aveva ragione, chiunque in chat mi ha detto che questa è forte su Topaz, perché vuol dire che io la do a Topaz, e se Topaz non critta, con questa il maialino dopo critta. E io ho bisogno di un'arma su Topaz, ragazzi. Quindi quest'arma... No, è incredibile, ma veramente l'arma di Yanqing effettivamente mi dà una grossa mano all'account. Perché io adesso sono in crisi con le armi The Hunt. Non posso giocare troppi The Hunt perché non ho abbastanza armi buone. E poi vabbè, qui mi hanno fatto lo scherzone The Robin subito dopo. Il bello è che dopo Robin poi non so dove tornerò a pullare.